Buongiorno a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Chi fermerà la musica? Quelli che non si sbagliano, quelli che non si svegliano, stanno nei porti a tagliarsi le vene. Tu parli del sole con me. Mamma mia, amici miei, che giornata spettacolare! Oggi è una giornata stupenda, fuori c'è un sole splendido. Ieri, parlando della giornata di ieri, però gli altri sono andati a cantare a Sanremo. Noi siamo andati a vincere a Parma. Gli altri parlano a Sanremo. Noi parliamo sul campo e questa è la cosa che maggiormente mi interessa e che maggiormente mi piace. Oggi però è la giornata delle pagelle. Prima di tutto, però, scusatemi se sono partito con un pezzo dei Pooh, però un po' di roba trash non fa mai male. Diciamocelo francamente. Partiamo con ordine, però. Handanovic, oggi è giornata delle pagelle. Handanovic, 6. Handanovic non si è sporcato i guanti molte volte. Il Parma, se dobbiamo commentare i momenti della partita, ha creato due occasioni pericolose. Una nel primo tempo, dove ha respinto centralmente, un'altra è l'occasione del gol, dove non poteva farci molto. Quindi gli voglio dare 6. Meno male che ieri non c'era Gervinho, perché Gervinho ci ha sempre segnato, ci ha sempre creato problemi, così come tutto il Parma. Il Parma è praticamente già condannato alla Serie B. Però in queste due partite a Milano ha portato via un pareggio. Ieri ha dato comunque il 100%, ha cacciato fuori la scienza. Meno male che però Sanchez li ha puniti in contropiede. Meno male che l'Inter 3 punti li ha portati a casa ieri. Questa era la cosa principale. Però a Samir non sei. Skriniar, 7 piedi. Skriniar è numero uno. Cioè, una muraglia. Sta tornando lo Skriniar di una volta. Meno male perché era fondamentale ritrovare uno come lui, era fondamentale ripartire da lui, era fondamentale tenersi a tutti i costi un giocatore del genere. Dico tenersi perché l'Inter ha provato a venderlo quest'estate. Io ho combattuto una durissima battaglia su Facebook per farlo restare. Meno male che mi hanno dato corda. Una volta nella vita mi hanno dato corda e Skriniar sta tenendo in piedi la baracca. Lui così come i suoi compagni, ma lui in particolar modo. Perché se mentre l'anno scorso era un anello debole, quest'anno è un punto fisso, un punto di forza così come lo era stato negli anni di Spalletti. Grande Skriniar. De Vrij, 6,5. De Vrij è un leader silenzioso, un leader elegante. Non è uno dal carattere particolarmente carismatico e sanguigno, non è Materazzi. E potrebbe, secondo me, diventare un po' più stronzo, tra virgolette, un po' più arrogante. Invece lo vedo sempre troppo signore. Ieri, comunque, il suo l'ha fatto, è stato attento, ordinato, diligente, ha concesso poco e niente all'attacco del Parma, pure quando il Parma ha fatto entrare due prime punte, cioè Inglese e Pellè, di occasioni ne hanno create zero. Ok, che Inglese e Pellè non sono due fuori classe. Però in ogni caso non hanno creato nulla perché il nostro reparto difensivo si è comportato alla grande. Ero un po' preoccupato nei minuti finali perché non volevo rivedere il film che ho visto ieri tra Milan e Udinese, cioè anche all'ultimo secondo una deviazione, un rimpallo, un fallo di mano, una cosa del genere potesse cambiare il risultato finale. Fortunatamente l'Inter ha portato a casa un risultato essenziale, l'ha portato in porto in una maniera discutibile, ma l'ha portato in porto. Questa è la prima cosa che conta. De Vrij, 6,5. Bastoni, stesso voto. Pure Bastoni si è confermato. Partita diligente, partita attenta, non ha mai perso la concentrazione, è sempre stato brillante nei ritmi di gioco, in tutta la partita, si è conquistato dei falli preziosi negli ultimi minuti quando il Parma ci stava attaccando. E bravo, bravo Bastoncino. Bastoncino, cioè, veramente una rivelazione. Non è più una rivelazione. Se l'anno scorso era la sorpresa, quest'anno è la conferma. Skriniar si sta confermando. Bastoni pure, ma in un altro modo. Cioè, Bastoni sta migliorando. Skriniar sta ritrovando la forma di un tempo. Entrambi, però, sono una coppia fondamentale che deve rimanere all'Inter per tanti anni. In particolar modo, Bastoni, che ha la mia età. Quindi ha un futuro all'Inter. Il futuro suo deve essere all'Inter. Non mi interessano le chiacchiere. Rinnovo immediato. Passiamo al centrocampo e qua purtroppo devo bocciare. Perché se il reparto difensivo si è comportato bene ieri, il centrocampo non si è comportato nello stesso modo. Io a Brozovic do 5,5. Ho visto un Brozovic lezioso, un Brozovic sprecone,
Un Brozovic che ha perso in particolar modo nel secondo tempo dei palloni abbastanza pericolosi. Fortunatamente il Parma non ci ha colpito per la sua mediocrità in attacco, perché non c'era Gervinho, non c'era Cornelius, i giocatori principali erano fuori, però ha perso delle palle pericolose, non era il solito metronomo, non era il solito geometra del centrocampo. Nonostante Adani abbia passato tutto il tempo ad elogiarlo, io quando c'era da elogiarlo l'ho elogiato con grande entusiasmo, in particolar modo nel derby e nella partita con la Lazio, dove ha fatto la differenza in maniera evidente, ieri non l'ha fatta, quindi si merita un 5,5. Lo stesso voto voglio dare ad Eriksen. Eriksen ieri, mal, sottotono, un centrocampo come il nostro, composto da Brozovic, Barella e Eriksen, è un centrocampo di grande qualità, ma che in delle partite del genere può andare in difficoltà. È andato anche in difficoltà nella partita di Udine, quando incontro squadre che si chiudono e pensano a fare solo resistenza e ti concedono poco campo, loro vanno in difficoltà soprattutto se gli avversari la buttano tutto sull'agonismo. Il Parma, i centrocampisti del Parma li hanno raddoppiati spesso e volentieri, l'hanno buttata sulla forza fisica, potevano solo buttarla su quell'aspetto lì, perché se la buttavano sul piano della tecnica l'Inter faceva il bello e il cattivo tempo a centrocampo. Però sia Brozovic che Eriksen si meritano entrambi un 5,5 perché non mi sono piaciuti. A malincuore, allo stesso voto lo devo dare a Barella. Nonostante per me Barella sia l'Inter, l'Inter eccessivo, un simbolo dell'Inter di questo momento, perché è un guerriero, uno che non rinuncia mai a combattere e uno che dà sempre il tutto per tutto. Ieri però l'ho visto abbastanza sottotono. Non gli do un'insufficienza pesantissima, gli do. Se per Eriksen e Brozovic ho dato un 5,5, a Barella gli do un 6 meno. Perché mentre Brozovic e Eriksen hanno perso dei palloni pericolosi, Barella di errori particolarmente gravi non ne ha fatti. Però poteva fare molto meglio dal centrocampo in su. Cioè, il Barella, ho visto partite migliori da parte sua. Però gli voglio dare un voto che tra il a me, quando andavo alle medie, me lo davano 5 al 6, un voto che a metà tra il 5 e il 6, e non so che cazzo è, sarà 5,75, c'è solo i voti che possono dare solo nella scuola italiana, 5,6 o 5 o 6, non esistono vie di mezzo. Io gli do 5,5, però, perché sono onesto, però è un 5,5 più vicino al 6 che al 5, capito, eh? Però ci intendiamo, Nico, se rimani nel mio cuore, sei il numero uno, però potevi fare di più ieri. Io sono sempre onesto con tutti. Hakimi gli voglio dare 6, nel senso che nel primo tempo mi è piaciuto abbastanza. È l'unico che ha creato pericoli. Un Inter che nel primo tempo ha balbettato, creato poco, ho visto una squadra macchinosa, abbastanza superficiale. Hakimi è l'unico che ha provato a creare terrore in area di rigore del Parma. A momenti fa segnare Eriksen con una grande cavalcata sulla corsia destra. Gli do però, non gli posso dare un voto alto, perché secondo me il gol del Parma ce l'ha sulla coscienza, perché si è fatto superare troppo, ha dato troppo campo a Pezzella, poi manco a Gareth Bale, a Pezzella, e quello di Hernani con un tap-in l'ha buttata dentro, però si è fatto trovare un po' impreparato. Gli do 6 però perché nella totale noia e nella totale... nella to nel, nel Nella totale noia del primo tempo è l'unico che ha provato a creare terrore individualmente. La squadra non girava, lui è uno degli unici che anche nei momenti difficili ti può andare a creare occasioni. Ieri l'ha fatto, però non in maniera costante. Infatti, nel secondo tempo è notevolmente calato. Però nel primo tempo è stato uno dei migliori. Perisic, 5. Perisic, non vorrei che fosse. Avesse ripreso a giocare a spizzichi a bocconi. Non vorrei, perché io ho visto le sue ultime prestazioni, mi sono piaciute molto. Ieri non mi è piaciuto. Ieri, al contrario di Hakimi, ha avuto molto campo per colpire. Hakimi lo raddoppiavano in continuazione. Perisic gli hanno spesso lasciato del campo libero e ha combinato poco. Cioè, non era il Perisic visto con le scorse partite. Ripeto, non voglio buttargli la croce addosso, non voglio condannarlo definitivamente, però spero che riprenda a giocare come le altre volte. Non voglio che riprenda a fare il discontinuo, voglio vedere il Perisic delle scorse volte. Ieri però obiettivamente è stato uno dei più negativi, eh. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, si merita un 5. 5, neanche 5 e mezzo, perché almeno Brozovic e Eriksen
qualcosa hanno creato, lui non ha creato proprio nulla. Quindi 5, bisogna dire la verità. Passiamo al nostro reparto offensivo. Lukaku, 6 e mezzo. Lukaku è stato marcato perfettamente dai difensori del Parma. Cioè, i difensori del Parma l'hanno triplicato, erano tutti cagati sotto. Però nell'unico errore che ha commesso la retroguardia del Parma, lui li ha puniti, cioè, perché il secondo gol di Sanchez è merito suo all'80%, lui gli è scappato in velocità, un po' come nella partita con la Lazio dove si era bruciato Parolo, ha saltato, si è accentrato, ha mandato Sanchez a tu per tu col portiere, gli ha detto «Toh Alex, vai a segnare», meno male perché era un momento cruciale della partita e lui ha fatto la differenza come solo i fuoriclasse sanno fare. La differenza che c'è, secondo me, tra Lukaku, che per me rientra nella categoria dei grandi giocatori, e il suo predecessore, che per me rientrava nella categoria degli ottimi finalizzatori, è questa. Lukaku, anche quando non fa delle partite memorabili, delle occasioni pericolose, te le va sempre a creare. Il suo predecessore, quando non era in giornata, spariva. Era come partire in inferiorità numerica. Ieri Lukaku magari non ha fatto una delle sue partite migliori, però ti è andato a creare l'occasione che ti ha fatto raddoppiare. E i grandi giocatori si vedono in questi momenti. Anche quando non brillano qualcosa, riescono sempre a combinare. Ieri, cioè, Lukaku ha combinato qualcosa di importante, soprattutto nel secondo tempo. Sanchez si merita un bel 6,5. Dico, gli voglio dare lo stesso voto che ho dato a Lukaku, perché ha fatto i gol decisivi e quindi questo non può passare in secondo piano. Però mentre Lukaku ha fatto qualcosa nel primo tempo, ha quasi segnato sul cross di Perisic, si è liberato più volte in area di rigore, Sanchez nel primo tempo è stato invisibile, cioè ha giocato a nascondino per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo però è salito in cattedra, ha fatto la differenza. Io lo dicevo ieri con gli amici di Inter per sempre su YouTube. Sanchez è un giocatore che se gli concedi campo può essere incontenibile. Ha fatto molto bene in partite con squadre che se la giocano. Col Sassuolo, mi ricordo quando andammo a vincere a Reggio Emilia dopo la sconfitta con Real Madrid, si trovò la grande con Lautaro Martinez e fecero il diavolo a 4 in quella partita lì, perché con squadre che se la giocano lui è perfetto. Con squadre che si chiudono e ti raddoppiano, va in difficoltà soprattutto se i difensori la buttano sul piano fisico. È andato in difficoltà con l'Udinese, così come è andato in difficoltà in partite dove le squadre hanno pensato in primo luogo a difendersi. Ieri nel primo tempo è andato maluccio, nel secondo tempo ha segnato su un rimpallo e poi in contropiede è stato devastante. Cioè ha segnato un gol veramente prezioso, però gli voglio dare 6 e mezzo perché per me non ha fatto una partita molto, molto più bella rispetto alla partita che ha fatto Lukaku. Non è che si sia comportato meglio, solo che uno ha fatto due gol, l'altro però ha fatto un assist delizioso che vale come un gol. 6,5 tutti e due perché sono stati decisivi nel momento importante. Questo è giusto sottolinearlo. Passiamo ai subentrati. Vidal si merita un 6. Vidal è entrato, intanto mi posiziono meglio la sciarpa. Vidal è entrato per fare legna. Ci ha sostituito un Eriksen abbastanza sottotono. Naturalmente, un giocatore completamente diverso da Eriksen. Il suo compito è quello di picchiare, tenere, resistere e cercare di fare legna. L'ha fatto be abbastanza bene perché il Parma, ripeto, né a centrocampo né in attacco ci ha creato dei problemi. Anche dopo il 2-1, dove sembrava che, dove sembrava che la partita potesse prendere una direzione diversa. Non è andata così, siamo stati bravi, hanno fatto anche un cambio intelligente perché Eriksen stava boccheggiando, non ce la faceva più, ha fatto entrare un Vidal che si è anche conquistato dei falli preziosi, perché non dimentichiamoci che bisognava anche speculare sul gol di scarto. L'Inter ci ha speculato, e Vidal non dei migliori, però uno di quelli che ha fatto il suo dovere. Lautaro gli voglio dare un 6, nel senso che ha sostituito un Sanchez in stato di grazia. Sanchez l'ha sostituito perché non si sentiva bene, l'ho visto che si toccava la coscia, quindi ha fatto benissimo a cambiarlo. E dico la verità, ha tenuto palla, ha fatto solo un errore che poteva costare caro negli ultimi secondi, che non ha controllato un pallone, però per essere entrato a un quarto d'ora dalla fine, secondo me si è comportato bene. Ha conquistato dei falli laterali preziosi in zona offensiva, quindi 6. Speriamo che i gol se li possa tenere per lunedì, perché lunedì sarà una partita essenziale per lo scudetto.
Se riesci a vincere anche con l'Atalanta, non dico ti cuci lo scudetto sul petto perché sarebbe un'esagerazione, però fai un grande passo avanti. Poi, oltretutto, considerando che Juve-Milan, la Juve c'ha la Lazio e mercoledì c'ha la partita col Porto, che è la partita fondamentale per loro. E la Lazio è un cliente scomodissimo che in questi giorni non ha giocato perché la partita è stata rimandata a causa Covid, perché molti giocatori del Torino sono stati trovati positivi. Però è una squadra che sicuramente ti può dare filo da torcere. Spero che almeno un pareggio possa strapparlo a Torino. Il Milan va a Verona. Il Milan è una squadra in questo momento abbastanza rabberciata, senza tanti titolari, che andrà a Verona e poi avrà la partita col Manchester in Europa League. E poi andrà a Napoli, quindi perderà un bel po' di energie, secondo me, in questo momento. Meno male che non ha vinto con l'Udinese, perché se fossimo andati a solo più 4 con la partita alla partita con l'Atalanta sarebbe stato peggio. Invece siamo a più 6, che tecnicamente sono 7 punti perché abbiamo lo scontro diretto a nostro favore, quindi non dico possiamo dormire sonni tranquilli, dobbiamo rimanere sempre sul pezzo, però bisogna anche valutare i fatti, e i fatti dicono che siamo più 7. Questo è quello che dice la classifica. Darmian, finale. Darmian 6 è entrato, si è fatto ammonire. Anche lui doveva dare il suo contributo per speculare sul golletto di scarto. Tutto qui, niente di più. Conte. A Conte voglio dare 6 e mezzo. Conte mi piace per la non tanto per la mentalità trasmessa ieri, ma per la grinta che ha saputo trasmettere alla squadra nei momenti finali. È particolarmente emblematica la foto con Hakimi, quando Hakimi si conquista un fallo laterale, lui lo va lì ad abbracciare per spronarlo. È un'immagine che racconta tutto di Antonio Conte. Antonio Conte è un grande condottiero. Antonio Conte è un allenatore che ha sbagliato nella parte iniziale della stagione, ma come tutti i grandi allenatori ha saputo fare un passo indietro, ha saputo anche riconoscere dei suoi sbagli. E questo è importante. Tutti dicevano è un ottuso, è un rigido, è uno che non cambia mai. Io ho sempre sostenuto questa cosa. Io non penso siano i moduli a farti vincere le partite o a farti vincere gli scudetti. Io penso che sia il più importante il modo con cui una squadra si presenta in campo. L'Inter a inizio stagione non si presentava bene in campo. Era una squadra troppo squilibrata, troppo sbilanciata. Lui voleva fare un calcio più British, più spumeggiante, poi si è accorto che i risultati stavano andando nella direzione sbagliata e ha corretto tutto. E viva Dio, cioè l'Inter da quando ha ripreso a giocare come l'anno scorso, cioè dalla partita col Sassuolo, ha perso in campionato una partita a Genova con la Sampdoria, dove non meritava assolutamente di perdere. A Genova Sanchez ha sbagliato quel rigore che ha cambiato un po' le sorti della partita, perché se fa gol sul rigore la partita finisce 3-0 per noi. Purtroppo è andata male, hanno fatto gol poi loro con un rigore. Pioveva, non voglio trovare scuse, però è stata una giornata storta quella di Genova. Io ero preoccupato ieri non tanto perché temevo il Parma, ma perché temevo l'Inter. Infatti nel primo tempo l'Inter non mi è piaciuta. Nel secondo tempo però ho saputo segnare nel momento più importante e devo dire la verità, ha dato una prova importante di forza. Detto ciò, se dobbiamo andare a trovare il pelo nell'uovo nel secondo tempo, dopo il 2-0 la partita si poteva gestire meglio, perché ok che il Parma non ha mai tirato in porta, però andare sul 2-1 e trascinarti la partita sul gol di scarto può essere rischioso, perché metti che all'ultimo non ti danno un rigore contro, una roba simile, cioè può sempre comportare dei rischi, quindi ciò non va bene, però la cosa importante era portare a casa i 3 punti. Li abbiamo portati ed io sono felicissimo perché ora dobbiamo crederci. Ora arriva il bello, ora arriva la parte fondamentale della stagione, che sarà tutto passerà dalla partita con l'Atalanta. Se si vince vorrà dire tanto. Giocare con l'Atalanta è come andare dal dentista, però questo intendo sottolinearlo. E sono contento, sono veramente contento e io ne approfitto per ringraziare Marino in arte Art Cage per avermi fatto anche la copertina, una copertina ultra top. Noi ci sentiamo alla prossima. Un saluto ragazzi, sempre forza Inter e ricordiamoci, la capolista vola, gli altri cantano, noi vinciamo. Forza Inter, amala.